Ciao a tutti, Gugge, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su Nazum Eleven. I deboli verranno annientati. Ehi, Mark! Svegliati, siamo nel bel mezzo della lezione. Meno male, era solo un sogno. Ma quale meno male? Va bene giocare a calcio, ma devi anche studiare, ricordatelo. Questi giovani d'oggi. Però era un sogno tremendamente reale, chissà cosa. Capitolo 8. Oltre la muraglia infinita. Ehi, Mark, che ti è successo poco fa? Sembrava che stessi avendo un incubo. Anche tu, Silvia, sembri così stanca, tutto bene? Sì, è solo che ieri ho dormito poco ripensando a ciò che è successo alla Royal Academy e mi preoccupa anche il direttore, non ha ancora riaperto gli occhi. Silvia, non fare quella faccia, vinceremo anche la prossima partita e appena il direttore si riprenderà, festeggerà insieme a noi, ok? Mark, sì, hai ragione, anche oggi dacci dentro con gli allenamenti. Ehi, voi, faremo tardi gli allenamenti. Oh no, andiamo, Mark! Dio, facciamo tardi agli allenamenti. Non può essere. Axel Blades, vieni con me. Ok, siamo io, Nathan e Jack. E Axel. Anche Silvia. Magari Silvia potesse giocare a calcio. Volevo dire potrebbe giocare a calcio con noi, però non è. Quindi potesse giocare a calcio. I termini, insomma, sono corretti. Non è che ho sbagliato. Perché se potesse giocare a calcio sarebbe una grande soddisfazione. Ma va bene, ma va bene. Però potrei reclutare dei cantanti, ovvero quelli che hanno scritto le canzoni per i Nazum Eleven. Ton Nino, Kemushi, Hiroshi Dot, Braza King, Ei Braza King, che non... I, mi sembra. Ibirina, Shumamai e Inchikita, che sarebbero i T-Pistons e Kemushi. Non so se si trovano in questo gioco. In questo gioco so che si trova Layton e Luke. Si trovano sicuramente Layton e Luke. I T-Pistons e Kemushi nel secondo si trovano. Neanche nel terzo, mi sembra. Nel terzo poi si può anche reclutare... Oddio, com'è che si chiamava? Nakata. Insomma, ci sono un sacco di giocatori validi che si possono reclutare. Però ora concentriamoci su quello che sta succedendo qui. Celia. Ah, Mark, ti stavo aspettando. Ho una notizia un po' bella e una brutta. Quale vuoi sentire prima? Dunque, facciamo quella un po' bella? Allora, la notizia un po' bella è che sono riuscito a ottenere informazioni sulla Farm Junior High. La scuola dei nostri prossimi avversari si trova in un posto sperduto tra le montagne. Il loro punto di forza è il gioco di squadra, specialmente in difesa. Pare che la loro muraglia infinita sia inespugnabile. Infatti, durante la prima partita, la rete della Farm è rimasta inviolata. Stiamo ancora aspettando la bella notizia. Passiamo alla brutta, riguardo la Zeus Junior High, la squadra che ha demolito la Royal Academy. La Zeus Junior High. L'intero club di giornalismo ha tentato di reperire informazioni su di loro, ma non esiste nessun dato riguardo ai giocatori o alle partite disputate. Niente di niente. Nessun dato? È possibile una cosa del genere? Non credo proprio, anche se la Zeus è una squadra che partecipa per la prima volta al torneo. È più plausibile che qualcuno stia nascondendo delle informazioni di proposito. Qualcuno? Ma chi può essere? Beh, chi può essere, Mark? E poi la Zeus non compare nella lista delle squadre partecipanti che ci è stata data all'inizio. Ormai non si capisce più chi siano e da dove siano saltati fuori. La Zeus Junior High, che mistero. Beh, prima di tutto dobbiamo sconfiggere la Farm. Io comunque continuerò a fare ricerche sulla Zeus. Ragazzi, voi pensate ad allenarvi per abbattere la muraglia infinita? Sei grande, Celia. Sarei preoccupata per Jude, che dopo aver perso con la Zeus è finito in ospedale. Sì, è vero. Come faremo senza di lei? Vinceremo contro la Farm. Ragazzi, corriamo ad allenarci! Allenamento? Pff, chi ne ha bisogno? Sono Mark Evans. Anche se il mio preferito è Axel Blades. Mi pare ovvio. Dai, ragazzi, Axel è più figo. Non c'è storia. Vince a mani basse, sempre. Ah, ragazzi, cercavo giusto voi. Sapete per caso dove si trova la signorina Nelly? Lei non è il segretario della famiglia Raymond?
Oggi Neri non si è ancora vista, e forse è successo qualcosa? Davvero? Il fatto è che ho trovato questo biglietto nella tasca del signor Sonny. Ok. Di cosa tratta? Vediamo un po'. Tutte le prove sono nelle mani di mia figlia. Tutte le prove? Ma cosa significa? Nemmeno io ne comprendo il significato, così ho pensato che la signorina Nelly ne sapesse di più. Purtroppo dopo essere uscita dall'ospedale non ha più fatto ritorno a casa. Io dovrei tornare in ospedale per assistere il signor Sonny, quindi avrei una richiesta da farvi. Potreste cercare la signorina Nelly a riferirle il messaggio? Vi ringrazio. Tutte le prove. Cosa potrà mai significare? Nelly non è ancora tornata a scuola. Mark, intanto proviamo ad andare nel suo ufficio. Forse troveremo qualche indizio. Dovevamo allenarci, però Nelly è più importante a quanto pare. Tutte le prove, insomma. Potrebbe essere qualcosa di veramente importante. Forse le prove della Zeus, di chi sia questa fantomatica Zeus, potrebbe anche essere. Andiamo subito a controllare. Dovrebbe essere a sinistra? No, a destra. O meglio, è la sinistra di Mark questa, quindi era giusto! Mamma mia. Non ce n'è per nessuno. Non c'è nemmeno qui. Sul serio, dove si sarà cacciata? State forse cercando la signorina Nelly? Sì, proprio così. Qualsiasi indizio può essere utile. Non hai idea di dove possa essere andata? Mi ricordo un giorno di averla sentita che dire che il suo posto preferito in questa città fosse la Torre di Ferro. La torre? Non pensavo che anche a lei piacesse quel posto. Per la signorina Nelly la torre è un luogo pieno di ricordi. Pare che il direttore la portasse ad ammirare il tramonto con la madre prima che lei morisse. Allora può darsi che sia lì. Mark, trova la signorina Nelly a tutti i costi. Lei odia mostrare le sue debolezze agli altri, però tu forse potrai. Io? Comunque sia, non abbiamo altri indizi. Proviamo a cercarla alla torre. Io non capisco una cosa. Si vede chiaramente che Nelly è affezionata a Mark. Mark, tu vai da solo, noi ti aspettiamo qui. Ok. Grazie del supporto morale. Nelly. Su, forza. Non dovresti startene qui tutta la sola a piangere. Non sto piangendo. Mi è solo andato qualcosa negli occhi. Così anche tu vieni spesso qui. Io ci vengo sempre quando ho qualche pensiero che mi tormenta. Anche mio nonno adorava questo posto. Mio papà... Eh? Se mio papà mi lasciasse, come farei? Senza papà, stavolta resterei davvero da sola. Non avere paura, andrà tutto bene, vedrai. E poi non devi dire che resterai da sola. Tutti noi siamo tuoi amici, no? Non sarai mai sola. Mark. Quasi dimenticavo. Ho preso questo biglietto per te da parte del segretario di tuo padre. Che significa tutte le prove? Vuol dire che non lo sai? Ma stando a biglietto dovrebbero già essere nelle tue mani. Beh, ora che mi ci fai pensare, ho dei documenti che mio padre mi ha consegnato 2 o 3 giorni fa. Non mi ha rivelato il contenuto, ma mi ha detto di proteggerli nel caso in cui gli fosse successo qualcosa. Devono essere loro. Ora è tutto chiaro. Mark, non è caso di stare qui a perdere tempo, sbrighiamoci. Adesso ti riconosco. Cosa? Adesso riconosco la vera Nelly, quella abituata a dare ordine a destra e a manca. Ma come ti... Ah, che maleducato. Se non ti sbrighi ti lascio qui. Ok, stai calmina. Vai nell'ufficio di Nelly. Seguimi come un cagnolino, Nelly. Eccoci. Oh, che casino. Ah, Mark. Ma che succede? L'ufficio è tutto sotto sopra. Mi dispiace, signorina, ma quando ho ricevuto la chiamata dalla centrale e sono arrivato qui, questo posto era già nel caos più totale. Ma chi può essere stato? Non avranno preso i documenti del direttore? Non preoccuparti, ho chiuso la chiave e il cassetto con dentro i documenti. Attenta, Nelly. Oh, i documenti sono salvi, non resta che accettarci che siano davvero gli originali. Potrei darci un'occhiata? Come? Ok, ecco qua. Scusate, ho fatto tardi. Ah, signor Smith. È tutto a posto, i documenti sono salvi. L'ho appena dato a questo poliziotto per farli controllare. Poliziotto? Chi è lei? Ecco dove si trovavano tutte le prove. Ora i documenti sono in mano mia. Addio! Ah, Nelly! Mark, non pensare a me, seguilo presto. Va bene, maledizione, fermo!
Ma gli urli dietro, corri, 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 Mark! Certo che pure come cacchio si chiamano? Sti mammalucchi, questi babbi, non mica l'hanno fermati, nessuno che lo ferma. Vedete uno che corre all'impazzata, fermatelo. O meglio, corre come un pazzo, perché non è che andasse poi chissà quanto veloce. Ah, allora, senti! Puoi proprio rompermi le uova nel paniere, eh? Va bene, ma ci pensi a rompertele, tranquillo. Aie, aridaie. Vai, andiamo anche noi, andiamo. Fermo! Mi prego, acciuffate quel ladro! Cosa? Siamo capitati nel bel mezzo di una situazione agitata. Cosa c'è? Siamo forse sulla scena di un crimine? Non seccatemi, mocciosi, via, toglietevi di mezzo! Cosa? Che maleducato! Scommetto che sei uno di quei cattivoni di città, catturiamolo, ragazzi! Agli ordini! Cosa? Che te ne pare? Questa è la muraglia infinita della Farm Junior High, la nostra scuola! Eh? Hanno detto che sono della Farm Junior High! Ma a quanto pare la loro difesa è davvero impenetrabile. Oh, maledizione, non riesco a scappare! È inutile, nessuno può oltrepassare la nostra muraglia infinita! Questi sono tuoi, vero? Ecco qua. Hai ricevuto i documenti di Sonny, grande. Grazie. Ma figurati, le agenti di montagna sono sempre pronti ad aiutare il prossimo. Grazie, sono Mark Evans. Oh no, della Raymond, dici? Beh, per sbaglio ho skippato il test, ma vabbè. Abbiamo mostrato la muraglia infinita ai nostri avversari. Eravamo venuti per spiare e invece il nostro piano ci si è rivoltato contro. Non preoccupatevi, non riusciranno lo stesso a oltrepassare la nostra muraglia infinita. Hai ragione, è proprio come dici tu, la muraglia infinita è invincibile. Giusto, giusto. Comunque la città è davvero pericolosa. Meglio tornarcene subito dalle nostre dorate montagne. Allora ci rivediamo per la partita, Evans. Sì, a presto! Quella difesa, riusciremo davvero a superarla? Mark, che ti prende? Perché stai ridendo? Eh? È solo che non siete emozionati anche voi all'idea di affrontare una squadra simile? La muraglia infinita. Sì, la supereremo a ogni costo. Il nostro capitano non cambia mai. Ah! Che succede? Devo completare la missione. Consegnare tutte le prove. Fermo! I documenti di Sonny sono stati rubati. Sai, la stai bene? Sì, però i documenti... Mi dispiace. Non è colpa tua. Siamo stati noi ad aver abbassato la guardia. Mark, prima andiamo a riferire la sede del club. Dopo decideremo cosa fare. Oi, Jude! Ok, posso visitare quest'area? Area negozi dolci. Ok, c'è uno scrigno qua giù. Apriamolo. Arco e freccia. Oi, arco e freccia. Ehi... Forse ci siamo, ragazzi, eh? Forse ci siamo al mio schema di gioco preferito di sempre. Forse possiamo esserci. Non ne sono sicuro, ma potrebbe essere quello. Così alla fine i documenti sono stati rubati. Chissà cosa voleva dirci mio padre. Tranquilla, niente è perduto. Forza tu, entra dentro. Ah, mi dispiace, ma questo è il criminale di prima. L'allenatore è riuscito ad acciuffarlo, grazie mille. Non è a me che dovete ringraziare, ma è il nuovo membro del club di calcio della Raymond. Il nuovo membro? Su, entra pure. Tu? Si sta stretti qui, eh? Sarebbe questa la sede del club? Jude Sharp. Jude, sei entrato nella Raymond. Jude, che ci fai qui? Non eri stato ricoverato dopo la sconfitta con la Zeus? Ma soprattutto, sei entrato nella nostra squadra? Assurdo. E datti una calmata, Evans. Pensi che sia così debole da rimanere infortunato a lungo? Celia. Jude, perché hai deciso di entrare nel club di calcio della Raymond? Sono stato io ad invitarlo. Lei allenatore? Ho pensato che il modo migliore di conoscere la Zeus fosse chiedere a chi ha già giocato contro di loro.
Jude, racconta tutti quello che sai riguardo alla Zeus. La forza della Zeus supera i normali limiti umani. Se proprio devo dirlo, il loro livello è divino. Hai detto divino? Proprio così. E la cosa che ci ha sconvolto di più è stata... Aspettate, voi della Zeus, non è ancora finita! Sei pietoso, Jude. Comandante, lei qui, ora è con la Zeus? Non c'è posto per deboli come voi. Sparite! Dark è l'allenatore della Zeus? Ora è tutto chiaro. Dark è vicepresidente della federazione calcistica. Fare entrare la Zeus a torneo iniziato deve essere stato facile, come bere un bicchiere d'acqua. Deve esserci un collegamento tra la presenza del comandante e la forza sovrumana della Zeus. Voglio affrontarli di nuovo e scoprire il loro segreto. Questo è l'unico motivo per cui ho pensato di unirmi alla vostra squadra. Per un attimo mi ero illuso. Ma se vuoi giocare insieme a noi, sei il benvenuto. Siete d'accordo, ragazzi? Ragazzi? Mark... Non fraintendere, Ivans. Non ho intenzione di allearmi con voi. Collaboreremo per il fine comune di battere la Zeus. E questo è tutto. E mi raccomando, evitate di mettermi i bastoni tra le ruote. Che cosa hai detto? Adesso piantatela! Da ora in avanti siete compagni di squadra. Che senso ha continuare a litigare? Lui? Un compagno di squadra? Mai e poi mai. Scusate se vi interrompo, ma vorrei vedere più presto i documenti di mio padre. Oh, è vero? Forza Nelly, leggili. Sì. Mia cara Nelly, se stai leggendo questa lettera significa che mi è accaduto qualcosa. Quello che Mark e gli altri ragazzi della Raimon hanno fatto è stato davvero eccezionale. Senza rendermene conto, ho preso a cuore le sorti della squadra e ho cominciato a seguirla con passione. Ma allo stesso tempo dentro di me è raffiorato un dubbio che avevo rimosso ormai da lungo tempo. Perché quel giorno di 40 anni fa, l'Inazuma Eleven non si presentò alla finale? Stranamente la federazione calcistica non conserva nessun documento relativo a quel finale. Come se qualcuno avesse fatto sparire tutto di proposito. Ho cominciato dunque a indagare su più fronti finché non è saltato fuori un nome. Ray Dark, il vicepresidente della federazione calcistica. Indagando ancora più a fondo ho infine scoperto l'orrenda verità. L'allenatore, David Evans, in apparenza la sua scomparsa fu causata da un incidente, ma in realtà fu Dark a farlo fuori. Il nonno è stato vittima di una trappola. Dietro la supremazia della Royal Academy, durata ben 40 anni, si celano le malefatte di Dark. Ad esempio, l'incidente capitato alla sorella di Axe prima della finale nazionale dell'anno scorso, fu architettato da Dark per impedire ad Axel di giocare la partita. Cosa? Alla fine ho messo insieme tutte le prove che servono a inchiodare Dark. Purtroppo, credo di aver attirato la sua attenzione. Ma non mi fermerò. Tutti devono sapere di quali terribili crimini si è macchiato Dark. Allegherò a questi documenti tutte le prove di cui sono entrato in possesso. Vorrei che inchiodaste voi, Dark, con l'aiuto dell'investigatore Smith. Alla mia amata Nelly, Sonny Raimon. Padre, Sonny, mio nonno è... Ehi, cosa significa che mio nonno è stato fatto fuori? Mark? Seymour, credo sia giunta l'ora di dire tutta la verità. Ha ragione. Tutta la verità. 40 anni fa, l'Inazuma Eleven era invincibile. Al Football Frontier sconfiggemmo tutti gli avversari e in finale incontrammo la Royal Academy. La Royal Academy. Fino a quel momento la Royal Academy non era mai nemmeno riuscita a superare le semifinali. Noi ci allenavamo quotidianamente, fino al limite. Le nostre menti e i nostri cuori erano una cosa sola, ma non per lui. Lui? Ray Dark. Anche lui era un membro di calcio della Raimon. Come sarebbe? Il comandante faceva parte di questo club. A essere onesti era una riserva, un tipo ombroso che non si faceva notare granché. Anche se a pensarci adesso non posso fare a meno di credere che si comportasse così di proposito. Era sempre freddo e distaccato. A volte i suoi occhi tradivano un odio profondo per ogni cosa. Uè!
Che state facendo voi? Ehi, stai bene? Stai perdendo sangue? Che male? Ray, che hai fatto? Io? Gli ho solo fatto capire che non dovevo ostacolare il mio dribbling. I deboli sono solo di intralcio alla vittoria. O sbaglio? Idiota! Nel calcio non conta solo vincere, chi non lo capisce non è degno di giocare. Che peccato, allenatore. Come pensavo, io e te non riusciamo proprio a capirci. Ehi, Ray, ma dove vai? Ray! E così Dark abbandona la Raimon. Poi, qualche giorno più tardi, mentre eravamo su Pullman diretti verso il luogo della finale, fummo vittime di un misterioso incidente. Non riuscimmo a giocare e la Royal vinse per abbandono. Io e David unimmo le forze e investigammo per scoprire la causa dell'incidente, finché non saltò fuori che era stato architettato la Royal Academy. Non è la stessa cosa che è capitata a noi quando abbiamo giocato contro la Royal Academy? Andammo fino alla Royal Academy con l'allenatore. E fu allora che scoprimmo che Ray Dark era arrivato ai vertici della squadra della Royal. Aveva ottenuto quella posizione assicurando una più facile vittoria al club di calcio della Royal. Non ho mai capito cosa spinse Dark a ordire una simile trappola pur di vincere. Ma è probabile che per lui la Royal fosse qualcosa da poter manipolare a proprio piacimento. Poco dopo il direttore della Royal Academy scomparve e Dark prese il suo posto. Il nostro allenatore non poteva accettare un simile comportamento da parte di un suo ex giocatore. Decise quindi di tenerlo d'occhio e investigare su di lui, ma con la sua morte la squadra si sfaldò e alla fine il club di calcio si sciolse. Fu allora che si perse ogni traccia degli Inazuma Eleven, giusto? Avevo il sospetto che la scomparsa di David non fosse stato un incidente, ma opera di Dark. Non lo perdonerò mai! Come ha potuto fare questo a mio nonno? Ma ora abbiamo la certezza che sia stato Dark e possiamo farlo arrestare, no? Beh, dopo 40 anni il crimine è accaduto in prescrizione, quindi le prove non sono più valide. Inoltre non sappiamo fin dove si estenda l'influenza di Dark nella federazione calcistica. Se mostrassimo queste prove alle persone sbagliate, verrebbero fatte sparire immediatamente. Sono 40 anni che do la caccia a Dark. Credete che getterò la spugna solo per qualche cavillo legale? Anch'io vi aiuterò. Non posso certo starmene con le mani in mano dopo aver saputo tutto questo. No, Mark. Tu hai un altro compito adesso, non credi? Se vuoi affrontare la Zeus guidata da Dark, devi prima superare la muraglia infinita della farm. Se non riesci a battere loro, figuriamoci la Zeus, non trovi? Beh, ragazzo, è proprio come dice lui. Noi vecchie glorie abbiamo messo a punto un allenamento speciale nel magazzino segreto per infrangere la muraglia infinita. Prima di tutto dovete allenarvi e diventare più forti. Va bene, andiamo al magazzino segreto. Jude, anche tu vieni ad allenarti con noi, vero? La muraglia infinita? Che sciocchezza. Posso sbarazzarmi di una tecnica simile anche da solo. Non riesco ancora a credere che siate riusciti a battere la Royal Academy. Ah, aspetta, Jude! Lascialo perdere, Mark. Però non c'era bisogno di parlare in quel modo. Mi dispiace, Mark. In realtà Jude è davvero un bravo ragazzo. Se solo vi conoscesse meglio, come me. Sì, non ti preoccupare. So bene che è stato Jude a salvarci dalla trappola di Dark. Adesso andiamo tutti dalle vecchie glorie. Ma nel prossimo episodio io come sempre Cuge vi ringrazio per aver seguito questo video che termina qui perché di cose ne sono accadute davvero tante. Davvero tanto è successo, abbiamo scoperto tutta la verità dietro il misterioso incidente di 40 anni fa. Ad ogni modo, come in ogni video in descrizione trovate il link per Twitter e sempre se non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!